Soddisfazione da poter organizzare una mostra in Calabria? Beh, tantissima, considerato il fatto che comunque la Calabria, come in generale la maggior parte delle regioni del sud Italia, purtroppo peccano ancora di incapacità artistica, se vogliamo, proprio nel leggere l'arte e nel viverla, probabilmente perché non gli forniamo i giusti, come si dice, non gli diamo il giusto, la giusta spinta, ecco. Quindi al di là di tutto è soddisfacente proprio esporre anche nel, in patria, nel proprio paese, e quindi farsi conoscere principalmente da lì, perché si parte fondamentalmente da lì. Quindi questo, nient'altro. Spero che i lavori piacciono. Tutto qui. Tu vieni da? Io sono di Paola. Perfetto. Però studio a Firenze. Perfetto. Sappiamo che invece il tuo attuale, diciamo, coinquilino di spazio, sì, in questo momento di mostra è di Cetraro. Ho visto nei tuoi quadri che c'è un richiamo anche a un'arte quasi del fumetto, per certi versi. Sì. Lì vedo un Dylan Dog, qui mi sembra di riconoscere una scena di Andrea Pazienza quasi. Sì. E ti volevo chiedere, queste opere come ti hanno ispirato? Allora, a me piace molto il fumetto, da come si è ben capito. Però questa, per esempio, questa opera qua è quella che mi sento più mia, me la sento proprio mia, perché io mi ispiro molto all'espressionismo, quindi è una cosa che viene da dentro, e questa è quella che mi appartiene di più. Quindi quando le cose vengono da dentro, vengono anche bene. Sì, necessariamente, perché al di là delle prime sperimentazioni, che possono essere di tipo strettamente accademico, dopo queste necessariamente devi far scaturire qualcosa da dentro, semplicemente per arrivare ad una forma irriducibile e personale di arte, altrimenti saremmo tutti delle copie o degli ispiratori. Di conseguenza, se non riusciamo a tirare fuori qualcosa di nostro e di irriducibile, poi oggi purtroppo in generale questa contemporaneità pecca di un po' di epigonismo artistico, se vogliamo. Di conseguenza non sappiamo come rapportarci al mondo dell'arte in un momento in cui anche con l'arte contemporanea, con l'arte post-contemporanea, è venuta fuori un'ambiguità di fondo che non ci permette di distinguere arte dalla non arte. E vediamo anche persone o artisti che sono copie conformi di altri artisti. Di conseguenza, se non cerchiamo davvero in noi, secondo me non si potrà arrivare da nessuna parte. Quindi contro l'epigonismo, per certi versi. Sì.
ecco, contro forse... l'imitazione, contro... perché oggi c'è un po' questa convinzione che in pittura tutto è stato fatto, di conseguenza il post contemporaneo arriva oltre la pittura, sì. Arriva ad installazioni, arriva a performance, sì. Secondo me invece in pittura non è stato fatto tutto, di conseguenza ci sono ancora degli schemi da rompere, ci sono ancora delle tendenze da sperimentare, tutto qui. Nelle tue opere infatti vedo un uso quasi monocromatico praticamente, sì. Però che gioca con i chiaroscuri. I soggetti sono, credo, uomini che si aiutano in qualche momento, sì. Di difficoltà, cioè ci sono degli abbracci. Ecco, tu vieni da Firenze, che è una culla italiana del Rinascimento, sì. Umanesimo, tutto è passato da Firenze. Certo. Quindi di arte ne vedi tutti i giorni, sì. Praticamente. Ecco, secondo te questo fenomeno dell'epigonismo può essere combattuto a partire da un ripristino magari di quelle che erano le regole antiche? No, allora, le regole antiche innanzitutto, anche se non evidenti, in ogni caso sono diventate quasi connaturate nell'artista, nell'uomo in generale. Di conseguenza vengono messe in atto anche senza volerlo. Quindi ora, recuperarle nel senso di ritornare a degli schemi artistici rinascimentali non mi sembra il caso. È naturale che poi le leggi o le scoperte o le intuizioni dei grandi artisti del Rinascimento ancora oggi, ripeto, in maniera del tutto spontanea, vengono fuori. Comunque. Anche dagli epigoni? Anche da loro. Perfetto, è naturale, perfetto. È naturale. Francesco Frangelli. Glielo devo dire. Piano,
praticamente siamo alla fine di questa bella chiacchierata con due giovani artisti locali che veramente si sono distinti questa sera. Vedo una coreografia che emana una forte aura, per tornare al discorso di prima. Grazie. E proprio in definitiva, per conoscervi meglio, dov'è possibile incontrarvi, magari vedere tutta la vostra produzione, fino a quando rimarrete qui a Paola in esposizione e in mostra con queste opere, e soprattutto se magari in futuro avete intenzione di tornare a Paola o a Cetraro per esporre quello che voi producete? Allora, innanzitutto, per trovarmi, io vivo a Firenze, di conseguenza o si fa un salto a Firenze oppure attraverso i miei contatti che troverete qui all'Arci, dove esporremo anche domani sera dalle 21 in poi. E nulla, tutto qui. Grazie. A te invece? Io sto per finire con l'Accademia di Belle Arti, quindi dopo che ho finito spero di fare altre mostre e di personalizzare più la mia arte. A te dove ti troviamo? A Cetraro. Perfetto, perfetto. Grazie ragazzi. Grazie mille. Grazie.